Benvenuti a tutti ragazzi, sono Cava111, benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'episodio 4, mi sembra, di Team Hospital. Oggi siamo nel terzo livello, il terzo ospedale. Siamo esattamente a Tendopoli, bellissima città ridente. E è un po' un casino qui perché dice il gioco che è un centro abbastanza popolato, quindi verrà un casino di gente. Il tempo sta già passando, quindi io parto a manetta. Se non conoscete questo gioco, guardate i miei episodi iniziali, soprattutto l'episodio 1, che vi spiega bene che cos'è questo gioco. Partiamo subito con l'ambulatorio, lo mettiamo vicino alla nostra porta d'ingresso, così evitiamo che perdano tempo a girare i nostri cari pazienti con i loro bei portafogli grassi. Mi raccomando i radiatori, se no muoiono di freddo. E perfetto, abbiamo fatto l'ambulatorio, facciamo la diagnosi generale, la mettiamo qua. Così grossa magari no, e invece sì, ci tocca. Mettiamo una pianta per bellezza. Comunque c'è anche una percentuale di felicità dei nostri pazienti. E diciamo che se l'ospedale è carino da vedere, per quanto possa essere carino un ospedale, sono più felici, ecco. E più sono felice, più sganciano. Gira tutto intorno ai soldi alla fine, come il mondo reale del resto. Triste da dire, ma vero. Stanzone enorme che vi fa fare. Facciamo anche la psichiatria. Questo video, ecco, proverò a portarvelo in un video unico, ma ci credo poco, perché comunque più si avanza di livello, più è lunga la faccenda, e come avete già visto, per l'ospedale numero 2 ho dovuto spezzettarlo in due video, quindi probabilmente anche per questo sarà così. Do una salvata veloce, perché se no ogni volta mi ritocca iniziare. Perfetto, continuiamo. Allora direi, la corsia non ancora, perché tanto nessuno si ferma più di un giorno. La farmacia assolutamente. Siamo quasi a metà e tra un po' apre il nostro ospedale. Le porte le sto mettendo a culo, sì, ma è lo stesso. Perfetto, facciamo giusto la sala pompa. Poi appena possiamo, mi raccomando, la sala di ricerca, che probabilmente nel video non mi sono spiegato bene, nell'ultimo video, perché è veramente è la sala fondamentale, perché puoi curare, migliorare le malattie, la cura delle malattie che conosci già, e in fare altre stanze. Se non fai la sala ricerca, le altre stanze non le scopri, le malattie non le curi, la gente muore, la reputazione scende, non fai abbastanza soldi, eccetera eccetera. Iniziamo con i divanetti, ne mettiamo una quindicina, tre distributori bevande, un estintore, 4 radiatori, mettiamo anche 2 piante e un'accettazione. Vediamo cosa ci fa mettere per primo. Perfetto, poi assumiamo, tanto che parte, che finisce il tempo e viene inaugurato l'ospedale, poi durante il periodo che entrano e escono i nostri pazienti continueremo a costruire stanze, come ad esempio, molto importante, la saletta per far riposare i nostri cari impiegati. Quanti cazzo di distributori ho preso? Vabbè, la gente non morirà di sete, quello è sicuro. Uno qua di estintore, di radiatore. Uno qua. Come vedete cerco di lasciare degli spazi tattici tra diciamo le panchine, così mettiamo i radiatori vicini. Questa pianta qua mi fa schifo, la mettiamo qua. Allora, assumiamo il personale che ormai... No, non da qua. Che ormai, cazzo, ormai apriamo. Facciamo una... Questa è troppo poco abile. Questa qui anche se prende 79. Una nostra receptionist. Un'infermiera... Vabbè, questa qui va bene. Facciamo 2 dottori e uno psichiatra. Lei è perfetto. Tu fai schifo, quindi no. Tu vai bene. Lo psichiatra. E poi ci occupiamo delle altre 2 stanze fondamentali. Questo è un chirurgo, ecco, non l'avete mai visto. Per le sale operatorie, che saranno sale che dovranno essere scoperte.
L'unico psichiatra disponibile non mi sembra un fenomeno, però è l'unico e ci serve, quindi lo prendiamo. Dove minchia è andato? Ok, non è più disponibile. Vabbè, quando ci sarà lo assumeremo. Quindi, abbiamo iniziato, questo è il nostro primissimo paziente. Cazzo, inizia ad avere freddo. Si va a prendere il ticket e aspetta di entrare in ambulatorio. Adesso facciamo subito i bagni, perché i pazienti sono pregati di tenere per sé i loro germi. E intanto che... dove sta andando questo? E facciamo i bagni subito perché sono importantissimi, non li ho ancora fatti. E la saletta per far riposare il nostro personale. La toiletta la mettiamo qua al centro perché è la sala più importante dell'ospedale. Non si sono ancora sentiti i meravigliosi peti che lanciano i nostri pazienti malati, ma spero si sentiranno in questo video, perché è proprio triste non averli ancora sentiti. Sicuramente il mio amico, il buon Ovino, apprezzerà. Perfetto, abbiamo fatto il nostro bagnetto, abbiamo messo lo specchio davanti alla finestrina, così un tocco di classe. Questa è arte contemporanea. Perfetto. Ah, gli inservienti. Ecco fatto. Questa è la nuova schermata. Avete visto quella sirena? Vuol dire che c'è stata un'emergenza da qualche parte. Arriverà un'ambulanza con un tot di pazienti che dovranno essere curati il prima possibile. Quindi avranno la priorità su tutti. In questo caso ci sono 4 persone affette da rinite rara, che non mi ricordo che cos'è. 95% di rinite rara vuol dire che sanno cos'è. Nel senso, è curabilissima. 1600 se riusciamo a curarli tutti prima. Se fallisci ti abbassa la reputazione. Sei pronto per questa emergenza o no? È colpa della centrale nucleare Ugo Untini, quindi mi raccomando, tutti con i cartelli a protestare domani. Diciamo che siamo pronti, anche se non mi ricordo che come cazzo si cura la rinite rara. Vediamo un po'. Credo, no, non si vede da qua, dalla farmacia immagino, spero. Tra un po', ecco, questo è il timer, tra un avviso po'. Avviso al personale, in arrivo pazienti con rinite rara. Arriveranno i pazienti con rinite rara. Questo qui è una personalità Elvis, perché, diciamo, mi sembra che guardi troppa televisione. Noi mettiamo uno psichiatra in modo tale che questo... sindrome di Elvis, può andare a farsi curare. 64% noi ci proviamo. È assolutamente necessario gli inservienti, come stavo dicendo, poi non ho fatto perché si sporca tutto, se no il budget è comunque elevato, e quindi sono contento. Cosa succede qua? Non dirmi che si stanno buggando, per colpa del cesso. Fammi spostare queste robe. Mi sa che qualcuno si è sentito un po' male. Ok, sì, si erano buggati per colpa dei posti a sedere. Ok, eccoli qua i pazienti in emergenza. Come si cura la rinite rara? Non me lo ricordo. Bisogna avere continuità in sto gioco, se no siamo fregati. Qualcuno è morto, molto bene. Abbiamo iniziato di merda. Cosa posso fare? Facciamo la sala pompa, dai. Là. Abbiamo curato i nostri primi 5 pazienti. Qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Questo, scusate, non è il tempo che ci mettono ad arrivare, è il tempo che ho per ricevere il bonus. Quindi veloce a curare sti qua con la rinite rara. Dove sono? Speriamo di averli curati tutti, guarda. Non capisco perché debbano fare questo giro, come se qua non ci fosse abbastanza spazio. Perché probabilmente il gioco non lo conta. Spostiamo la nostra reception. Beh, glielo posso anche perdonare questi errori a questo gioco. Del resto era il 1997, guardate che roba. Un gioco che è del 97, puoi comunque giocare... Eccola qua, una bella scoletta. Che puoi ai pazienti, si richiede libretto assegno. Perfetto, un gioco del 97 che puoi comunque giocare in questo modo è incredibile, che ha una giocabilità così. Perfetto, abbiamo curato tutti i nostri pazienti di rinite rara, ci hanno dato $1600 e la nostra reputazione è salita. Questa era la prima urgenza
la più facile di tutti. Ho fatto una sala pompa che esisteva già. Intanto vi faccio vedere come si fa in questo caso. E si elimina la stanza. Così, basta, buonanotte. Sì. Perfetto. Abbiamo trovato il corpo sciolto, ovviamente, qua si riscopre tutto piano piano. Tu innaffia le piante, molto bene. Vediamo di fare la sala del personale, che poi io vedi, mi metto a parlare e non ci capisco più una minchia. Mettiamo anche una bella televisione, anzi un tavolo da biliardo, facciamo le cose in grande. E il divanetto non ci sta, quindi mi dispiace. Così ci sta invece. No, non ci sta, fanculo. Niente, niente tavolo da biliardo. Mettiamo una televisione, cosa vi devo dire? Questo. Ecco, perfetto, non lo voglio. Una TV, radiatore, una pianta, va. Perfetto. Arriva un VIP nel nostro ospedale, Gigi Bariloni. Forse il cavaliere Gigi Bariloni, chiedo scusa, bisogna usare tutti gli appellativi. Forse era già venuto nel nostro vecchio ospedale. Mandiamogli l'invito che al nostro ospedale è una figata incredibile. La colonite è stata scoperta. Attenzione al whisky pakistano, come abbiamo visto nel vecchio video, vi viene la colonite. Intanto sentite che bel suono di sottofondo che avete. Questa diarrea incredibile. Calcoli renali, ecco i calcoli renali. Questa sì, l'hanno scoperta, è una malattia tosta, bisogna operare, quindi ci servirà una sala operatoria. Quindi per adesso mi dispiace, te ne vai a casa. Non ho la sala operatoria. Abbiamo 32.000, facciamo subito il reparto ricerca. Se ci sta in questo ospedale abbiamo fatto tombola. Ci sta. Perché andare a comprare altri spazi è una bella spesa per il nostro budget. Code ordinate, per favore. Fate code ordinate. Un'altra emergenza e più si va avanti più saranno toste. Quindi sti gran cazzi, questa sarà più tosta di quella di prima. Aspettate che metto... Quanti radiatori ho comprato? La macchinetta. Fanculo. Ste macchinette qua sono sempre un problema, no? Non ci stanno mai. Cosa mi fai fare la stanza così se poi non va la macchinetta? Tolgo un radiatore, tanto non serve a niente. Questo è tutto tempo perso, perché... Ok, perfetto. E assumiamo velocemente un... Perfetto, un ricercatore. Ottimo, vediamo cosa hanno questi. C'è stato un incidente all'università del maligno. Gente a posto. Tre persone con emorroidi fredde. Le emorroidi fredde si curano, credo, con una bella tisana, roba del genere. Quindi sono solo tre, quindi sì. Pronto ad affrontare l'emergenza. Tra un po' arriveranno. Il nostro cavaliere Gigi Bariloni è arrivato. Un grosso saluto. Arrivano dall'ambulanza, credo. Non ho mai visto l'animazione, sinceramente. Avviso al personale. In arrivo pazienti con emorroidi fredde. Che bello mettere il bagno in mezzo, così senti tutti i suoni, vedete. Se lo mettevi di lato, li sentivi meno. I calcoli renali sempre, bisogna avere un chirurgo. Facciamolo un attimo aspettare, vediamo se ci sbloccherà la stanza più avanti grazie alla sala ricerca. Qui ci sarà proprio scritto sala operatoria. Per fare la sala operatoria sarà necessaria anche una corsia. E la sala operatoria è già bella grossa di suo, quindi servirà a comprare un altro spazio. Lo faremo perché vogliamo completare al meglio il livello. La testa gonfia, la nostra cara amica testa gonfia. Sindrome di Elvis 87%. Infermiera, ho sbagliato tasto, scusami Elvis, volevo farti curare. Qui siamo a posto, no, qua teniamo tutto così. Stanziamo soldi, il 20% ad ogni cosa. Dottore, dal medico generico. Volevo capire come si... no, non lo so. Queste persone sono in attesa per la farmacia. È un'emergenza, sta passando il tempo e sta qua, sta dormendo. Vai subito a lavorare, cazzo, vedi che c'è un'emergenza. Queste cazzo di infermiere, oh. Dai, dai, veloce. L'infermiera lì che se la menava guardando la TV. E ste qua erano con l'emergenza sedute lì nel salottino. Veloce, cazzo, che mi prendo la reputazione.
E va già bene che non ti licenzio, guardi. Sarei un datore di lavoro terribile io. C'è un'iperlingua qua, come potete vedere, ma non abbiamo ancora scoperto la clinica iperlingua. Mannaggia. Dovevo farlo prima questo, perché adesso si accumulano i pazienti, è un gran casino. Qui ce l'abbiamo fatta, quindi la nostra reputazione comunque sale. Le persone hanno sete. Mettiamo una macchinetta in più. Grazie, dottore. Richiesto in sala pompa. Una faccia molto professionale di avermelo detto. Mettiamo subito una macchinetta qua. Il nostro cavaliere è andato a casa. Dice che il nostro ospedale è bellissimo. Super ospedale. Cazzo, e ci credo. 1500. Nel video di prima ci hanno detto che siamo... Non me lo ricordo, l'enfant prodige degli ospedali, quindi... Vediamo qua, abbiamo curato tutti i pazienti che avevano l'emergenza, molto bene. Possono tornare all'università del maligno, bravissimi, è andato a studiare, che è importante. Qui, questa è la banca, non l'ho aperta, senza volere. La nostra... Dottore, prego recarsi in psichiatria. La nostra ricerca è un po' lenta, diciamoli di... concentrarsi sulla specialistica e sulle nuove attrezzature per diagnosi. No, di cura. Facciamo tutto al 19, così possiamo fare questi due. Questo al 22 e questo al 21, perché è necessario assolutamente sbloccare le cliniche, perché già l'iperlingua ho già visto tanti casi e non posso ancora farci niente. Ah, qua c'è la nostra classifica, ogni tanto parte. Noi dove siamo? Non ci siamo, va bene, lo stesso. Ho avuto un decesso e mi dispiace. Però ho il salario più alto di tutti. Sono il più povero. Insomma, facciamo cagare il cazzo, vabbè, andiamo avanti. Facciamo un attimo aspettare. La nostra reputazione comunque è alta, il budget sta aumentando. Rispetto ai giocatori lì, gli sviluppatori, facciamo più cagare, ma lo stesso, uno è come... Perfetto. Scusate. Aspettiamo che il nostro repartino ricerca adesso scopra le nuove cliniche. Perché è necessario, appunto, almeno quella per l'iperlingua. Personalità Elvis 62%. Io ci provo perché... Dottore, prego recarsi in psichiatria. Sì, serve una psichiatra. Deve convincerlo tipo ad ascoltare un altro cantante, roba del genere. Speriamo. Dottore, richiesto in diagnosi speriamo generale. Speriamo che ce la faccia. 36 pazienti e avremo superato almeno questo obiettivo. Poi gli altri obiettivi vi ricordo che sono il budget, quindi un certo bilancio, un certo tot di guadagni rispetto alle spese. E il prossimo obiettivo ancora è la reputazione. Quando hai soddisfatto questi tre, passi all'altro livello. Poverino questo signore, guardate che faccia. Guardate che fascia, poveretto, con l'iperlingua. Ecco, abbiamo scoperto la clinica. E anche per te c'è una speranza, amico. Adesso ti facciamo la clinica per l'iperlingua. Bruttissima da vedere, tutta storta, asimmetrica. Dottore, dal medico generico. Ma chi se ne frega? C'è la nostra affettatrice. E anche tu, finalmente, avrai una lingua normale. Anche se devo dire che avere una lingua così può avere i suoi vantaggi. Questa era brutta, eh. Se la mettete nel verso giusto. Allora, facciamo i divanetti. C'è un'altra emergenza del cazzo, è incredibile. No, radiatore. No, le piante non le voglio. Oh, ma no il divanetto. Fanculo. C'è un'altra emergenza, cosa succede adesso? Colonite. Fa effetto al 95% al medicinale. Via, venite tutti. Non ho letto quanti sono, ma ce la facciamo. Credo. E facciamo i divanetti, dove cazzo... No, il radiatore devo fare. Troppa roba. Mi esplode il cervello. Perfetto, abbiamo gente che... 73% di iperlingua, via, vai a curare. Avviso per... E qui ci sono i calcoli renali, ho bisogno della chirurgia.
Vai al reparto ricerca che... Richiesto medico in clinica iperlingua. Ti facciamo una bella ricerchina. Infermiera richiesta in farmacia. E vediamo che se riusciamo a sbloccare la stanza. Vediamo se questo ce la fa. Questo ce l'ha fatta, è contento. Adesso è una lingua normale. La tua fidanzata non ringrazia. Devo stare attento a quello che dico. Ok, l'infermiera ogni volta che c'è un'emergenza è lì che se la dorme. La vedi? C'è un'emergenza, scade il tempo, vai a lavorare, cazzo. Ora ne assumo un'altra, l'infermiera. Sta qua se la mena. Sta qua se la mena troppo. Sarà stata la fidanzata di quello che gli ha tagliato la lingua e allora per protesta si è infilata lì nel divanetto.